cari amici, ecco in uno dei nostri nuovi video la Valganna. La Valganna presa dalla Val Castellera. La Val Castellera è una valle irta della Valganna e confluisce nella Valganna, fa tutta parte della Valganna. La valle a nord di Varese, che si parte da casa mia a Varese. Siamo in piena Valganna e abbiamo la possibilità adesso di vedere del meglio. Posso dire così, questa Ganna, Ghirla, i paesi della Valganna. E siamo qui perché è una zona densa d'attività, non solo attività estrattiva di miniere, ma anche attività ufologica, di studio di oggetti non identificati, di dischi volanti, sfere di luce. Guardate la nostra Valganna. Ghirla e Ganna, i paesi del comune di Valganna. Io abito nel comune di Varese, Viale Valganna, per andare alla Valganna. E guardate la Valganna. In pochi potrebbero riuscire ad arrivare fin qui. Addirittura siamo veramente sopra le cime dei monti. Oggi tenteremo di fare del nostro meglio per visitare la zona. Fantastica, stupenda. Evidentemente, ecco, di là abbiamo Varese, verso quella zona lì, e di là c'è casa mia a Varese, e qua tutti i monti della Valganna. Una volta eravamo andati anche al rifugio da quelle parti lì, vedete, tutte zone. Poi mano a mano vi presenterò, nel senso, posti incantevoli li visiteremo. Poi abbiamo fatto un po' anche dei laghi dell'Appennino, ci torneremo anche lì, anche su quei monti. Questi sono i monti delle Alpi, dicasi delle Prealpi, però a questo punto potete ben immaginare per come, pensate, per com'è, possiamo già giudicare che siano le Alpi. E infatti sono le Alpi, non le chiamerei Prealpi. Prealpi sono proprio le prime montagne. Questo ormai siamo ben oltre qua. Che bella gioia, vedere i nostri paesi. Qua è tutto un andirivieni di salite e discese, con difficoltà d'appoggio. La videocamera l'ho messa sull'accrocco suo, sopra la borsa, e quindi non dovrebbero esserci problemi. Qua anche d'inverno, oggi è Gennaro Gelmini, naturalmente, mi conoscete benissimo, il mio vero nome e cognome, perché uno ha detto, ah, ma tu il nome Gelmini non lo puoi utilizzare, è il nome di mio papà. Tutta la discendenza Gelmini, cosa non posso utilizzare? Io lo utilizzavo molto prima del ministro Maria Stella, nel senso, è cognome di famiglia, anche il suo, Maria Stella Gelmini, cognome di famiglia. Non si è mai capito se eravamo parenti o no, vi spiego, sono quelle cose che quando non si è famosi non si è parenti, quando si diventa famosi si è parenti. Sarà così. Vedete? Bellissimo, Ganna e Ghirla. E allora la percezione delle cose vere. Oggi è l'8 settembre 2016, è un bellissimo giovedì, ancora estate, è un bellissimo giovedì pieno di natura, piante fantastiche con le api, col miele che fanno, è tutto bellissimo.
E quindi il nuovo che verrà, può l'uomo non solo godere, potrebbe godere di questi luoghi, ma può l'uomo prevaricare, controllare, voler controllare questi luoghi, cosa accada sempre? No, non può. Loro dicono abbiamo i satelliti, ma potrebbero mai vedere tutto ciò che succede qua? E con la rapidità che succede, perché vi voglio far notare, una volta per esempio c'erano solo i cavalli, i buoi. Un cavallo quanto può andare? 60-70 all'ora? Dico così adesso. E però quella velocità lì, mentre qui noi a quale velocità potremmo andare? Noi nel senso in questo luogo. Allora le sfere di luce, i dischi volanti, a che velocità vanno? Ve lo dico io, possono andare addirittura più veloci della luce perché hanno un meccanismo antigravitazionale. Quando uno ha l'antigravitazionalità può andare a qualsiasi velocità. Quella velocità l'occhio umano non può vederla, quella velocità i satelliti non la possono vedere. Ciò che vedono sono solo delle piccole parti di ciò che succede. Ma addirittura gli umanoidi che ci somigliano, le creature umanoidi, ho trovato un punto un po' più tranquillo su cui stare, le creature umanoidi addirittura sono velocissime, anche loro. Cioè, sono qua, sono là, una velocità pazzesca. Si perde contatto in un attimo. Riescono a miniaturizzarsi e passare in affranti piccolissimi. Quindi per evitare di farle transitare in un posto dovremmo mettere veramente una cassaforte. E quello che anche l'esempio che volevo fare, per esempio, se uno costruisce un bunker, evidentemente essendo umani terrestri che costruiscono questi bunker, oltre alle creature extraterrestri, ma sotto c'è vita, Agartha, il mondo sotterraneo, le cavità della Terra, è tutta piena di cavità la Terra, un conto sono gli anfratti proprio della Terra, e lì ci sono tantissime uscite, un conto è voler costruire un bunker. Un bunker deve avere comunque poche uscite, perché sennò chi entra, chi esce, non si sa. Ok, questo fanno i terrestri, e tipo chiusure, tipo come se fosse una cassaforte. Questo implica, che ne sappiamo, c'è tanta sabbia che scorre da una parte, per l'acqua perché, o per il vento che, e blocca le uscite, no? Passa la sabbia è perfetta quando è liscia, un attimo, e blocca le uscite. Allora dicono, caspita, uscite bloccate. Poi cos'altro, per esempio? Io cerco di mettermi comodo. Tutto ciò. Poi comunque se in un bunker si sta comodi bene, ma se in un bunker si crea quella rivalità di persone che c'è sulla Terra, allora non si può più star bene. Allora è inutile costruiscono i bunker, però poi non ci si può vivere. Ecco, così. Io spero proprio mi metto in una maniera che poi voi avete questa bellissima immagine su Ghirla e Ganna. Ecco, non vi ho detto, avete visto i laghi? I laghi di Ghirla e Ganna. I laghi di Ghirla e Ganna, il ghiaccio veniva utilizzato nell'industria alimentare per, come prima dei frigoriferi, prima dell'invenzione dei frigoriferi, per refrigerare. Poi il signor Innis, adesso della Whirlpool, la ditta, il signor Innis andò in America, negli Stati Uniti, a studiare come avessero fatto col frigorifero, e
capì, c'era praticamente il motorino che decomprimeva, questa decompressione creava freddo perché si abbassava, si decomprimeva, così funziona il frigorifero, andate a vedere se non dico la verità, creava una bassa pressione che creava il freddo, così funziona, l'elettricità raffredda, no? C'è il motorino che decomprime, no? Dentro, è così che funziona, e portò il tutto in Italia poi ebbe qua in provincia di Varese, Cassinetta Rizzone di Biandronno, vicino a dove siamo andati a fare quella bellissima escursione all'isola Virginia. L'isola Virginia fa parte del comune di Biandronno, del lago di Varese, Isola Vergine dei Formosi, ho scritto come titolo. E quindi lì poi fu fatta la ditta da una parte, fu costruita la ditta dei frigoriferi, e poi il signor Ignis inventò, diciamo lui, perché, cioè, diciamo così, sempre poi le invenzioni sono sempre succhiate da qualche parte, prese da qualche parte, e praticamente la plastica, il compensato, prima, pensate un po', prima si usava il vetro resina come per le barche, frigoriferi pesantissimi, dopo il compensato fecero poi i frigoriferi migliori. Quindi vedete, prima, perché siamo arrivati a parlare di questo? Prima si usava il ghiaccio di quei due laghi, di origine glaciale, sì. Devo dire piccolini di origine glaciale. Quindi una volta era un ghiacciaio e fece il frigorifero Ignis. Invece qua si usava proprio il ghiaccio di questi due laghetti. Ok? Se ne usava parecchio. Non credete, sono molto profondi, hai voglia a togliere le lastre di ghiaccio. Si fermavano sempre e si riusciva per l'industria a utilizzare. Io spero che le immagini siano venute al meglio. Quelli sono i laghetti, vedete che bello. Allora andiamo, 12 minuti sono passati, sono trascorsi. Qua un aereo, ma è normale perché Malpensa comunque sarà almeno 35 km da qua. Questa è tutta la Valganna. Siamo proprio nella piena Valganna. Ah, eccolo l'aereo. Però è troppo vicino al sole. La videocamera in questo caso non riuscirebbe a far molto. È proprio incredibile, eh? Guardate che bello. Poi anche di là. Ecco l'aereo. Chi riesce a vedere l'aereo, bravo. Bene. Bene, amici. Allora, quindi, questa è la betulla. Questi sono alberi di betulle, questa è la betulla bianca, vedete, con la corteccia bianca, e questi sono alberi di betulle. Poi abbiamo la quercia, è bello, quindi la quercia, betulla e quercia, vedete, e questi sono gli alberi che riescono a resistere agli inverni di qua e riescono talvolta a resistere meglio anche agli incendi, proprio per il loro tronco, così. La betulla addirittura non è un albero neanche che si potrebbe utilizzare per il fuoco dei camini, quindi immaginate, io vado un po' indietro per farvelo vedere, questa qua bella, immaginate una pianta che il tronco neanche si può usare per i cammini,
con difficoltà si incendia. E poi invece la quercia è più facile incendiarla, ma per una consistenza del tronco, vedete, qua praticamente quando si infila il fuoco perde potenza, perde resistenza, perché l'ossigeno, qua cosa succede? Si fa come una camera che manca l'ossigeno, allora il calore per entrare dentro la quercia, qua era già rotto, per carità, sono solo staccato un pezzettino, ma io non tocco nulla perché questa è viva. Quando voi dovete pensare, un albero è sempre vivo anche lui, rispetto anche per gli alberi. Qui allora qua si crea una camera senza ossigeno, quindi il fuoco cerca di attecchire ma con difficoltà perché non trova l'ossigeno sufficiente. Questo con la quercia. E loro resistono sia agli incendi e sia all'inverno terribile. Lì abbiamo poi un castagno, abbiamo degli alberi di castagno, quello è un bellissimo castagno, ancora un po' piccolino, e qua i castagni sapete dove li troviamo più facilmente, dove c'è più ombra. Quindi dopo, se abbiamo questa possibilità, vi faccio vedere il resto, perché volevo tentare di fare una bella cosa. Benissimo, benissimo cari amici, questo serve anche come esperimento. L'esperimento consiste in che cosa? Vi faccio un bellissimo video in cui vi parlo di tantissime cose e tenteremo di montarlo da un'ora intera, faremo un esperimento, tenteremo. Praticamente registrato 240 megapixel, trasformato in 480 megapixel e montato su due principali filmati assemblati. È un bellissimo lavoro, penso, di tecnologia, per quanto mi è permesso di fare. Ho un computer di 9 anni, sono felicissimo. Mi dicevano buttalo via, giustamente, perché funzionava come funzionava. Invece rinnovando completamente quello che sono i software, non l'hardware, l'hardware è rimasto tal quale, il computer, cioè il blocco proprio tutto il computer, invece rinnovando il software, tutto rinnovato, è tornato a funzionare, funziona anche per ore intere. Naturalmente poi ogni tanto far fare una pausa a un computer è buono, perché sennò troppa elettricità, troppo tutto, non va bene neanche per lui. Anche le macchine hanno i loro tempi. Allora benissimo, benissimo, guardate che bello. Quindi adesso andremo alla ricerca di questi bellissimi luoghi, che oltre che salute, questo non si deve ammettere in tutto e per tutto, in questi luoghi che sono vita, addirittura giù di là avevo visto che c'era un campo di patate, quindi comunque è natura di tutti i tipi, c'è per tutti. E quindi il legame tra cielo e terra, ma veramente un legame col creato, nel senso buono. In che senso? Che l'universo è unito, l'universo è una sola cosa. Quando l'uomo capirà che l'universo è una sola cosa, capirà il rispetto, capirà la vita, che rispetto, cioè, sarebbe una cosa talmente facile, spiegata nel 2016, oggi al 8 settembre 2016 da Gennaro Gelmini, è difficile. È una cosa, quando avremo questo capire, tra non molto, comprenderemo molte cose, capiremo l'essenza della vita, allora sì, siamo tutti fratelli, non ci conosciamo tutti, siamo tutti fratelli. Allora da lì, ma perché ci siamo solo noi?
come sono le altre creature? Le altre creature sanno benissimo, conoscono benissimo le creature extraterrestri dell'universo e anche quelle che vivono nascostamente sulla Terra. Conoscono benissimo le creature non terrestri, cioè delle creature, conoscono benissimo cosa significa l'amore universale, la vita, ok? Voglio dare sempre l'immagine della bella Ghirla e Ganna con i laghi di Ghirla e Ganna. Capiscono benissimo l'essenza della vita. Allora siamo tutti fratelli. E poi comprenderemo che non siamo tutti uguali, non possiamo essere tutti uguali. Quindi il nostro simile, ok? Il nostro simile, chiunque sia, non può essere uguale a noi. Ed è questa molteplicità di intenti, di idee, che dà l'essenza della vita. Perché se uno dice, ma quello non è uguale a te, ah ma lo so benissimo che non è uguale a me, no? E io non sono uguale a lui, come questo dirupo qua, da cui parlo, Gennaro si muove, continua a muoversi, perché qua non c'è da, è bellissimo il panorama, ma non c'è da sedersi, no? Ma chi si interessa, bellissimo il panorama, no? Quindi la fatica ripagata la gioia immensa. La gioia immensa è questa conoscenza che siamo tutti fratelli. Non può essere diversamente, perché la vita è l'unica cosa, nel senso o c'è la vita o c'è la non vita. La non vita è nulla, la vita è tutto. Allora cosa scegliereste? Vedete che le domande le so fare, le domando a voi. Cosa scegliereste tra tutto e niente? E non sto gridando, io sto cercando di farvelo capire una volta per tutto. E qui e solo qui, bellissimo, non sto togliendo gli insetti, sto facendo vedere quanto è bello il mondo. Qui e solo qui si può trovare questa cosa. Allora, cosa scegliete? Una volta per tutte adesso dovete rispondere tutto o niente. Allora, è semplicissimo cosa vi sto dicendo, la fraternità universale di tutte le creature dell'universo. Il tutto è vita, il niente è la non vita, che è diversa dalla morte, perché anche quando non ci saremo più, l'anima, io non credo incredibile ed è così, l'anima non finisce mai, è tutto eterno perché tutto appartiene a Dio, ok? Allora tutto è eterno perché tutto appartiene a Dio, noi apparteniamo a Dio, va bene che lo vogliate o no, che ci credete, non ci credete, ed è così. Allora ho il tutto o niente, allora vivere, ok? Il bello del vivere. E stamattina sono venuto qua, ci vuole almeno un po' d'acqua, poi mi sono portato anche un po' di mangiare, perché no? Sia salato sia dolce, perché no? Ma intesi, qua sotto poi c'è una fattoria, ma volendo ce la possiamo anche produrre noi, eh? Non è che dopo quando che cambierà il mondo non c'è più produzione, anzi, il fatto di vivere per i nostri fratelli e non per degli estranei, per dei concorrenti, farà sì che noi nel cibo ci metteremo solo roba buona, perché nel cibo si mettono tante schifezze. Con tutto rispetto, l'olio che non è olio, no? Dicono che l'olio buono fa pena, ma addirittura quando dicono per esempio l'olio di nocciole non si potrebbe vendere, allora lo colorano con la clorofilla, poi ci mettono un po' di succo di carota, così, non che purtroppo, e poi un po' di farfugli, lo vendono come olio extravergine, lasciamo perdere. Allora, la stessa cosa di tante altre cose, l'olio di palma, perché dicono, hanno tanto da dire, sì, perché è tripolinsaturo. Guardate l'altro olio, solitamente bipolinsaturo, l'olio di palma tripolinsaturo. Allora fate questa differenza tra olio bipolinsaturo e olio tripolinsaturo. Non fate tanta differenza tra che olio è,
fate questa differenza tra il tripolinsaturo e il bipolinsaturo. Il bipolinsaturo è saturo, però è grasso, ma il grasso fa anche bene all'organismo. Ed ecco, cari amici, continuiamo questa bellissima perlustrazione. Siamo in Val Ganna, sopra la Val Castellera. La Val Castellera è una valle che confluisce nella Val Ganna. Castellera da Castrum. Castrum vuol dire una zona fortificata, tutto attorno è la montagna. Quindi una parte della Val Ganna con la montagna, tutto attorno è la Val Ganna. Ecco, da Castrum, Val Castellera. Val Castellera, noi siamo sulla dorsale della Val Castellera. Abbiamo fatto una gran fatica per venire fin qua sopra e siamo sulla dorsale della Val Castellera. Qui abbiamo i laghi con i paesi di Ganna e Ghirla davanti a voi a poterli ammirare e Gennaro Giolmini. Gennaro Giolmini semplicemente che vi spiega un po' le cose. Per esempio, la fraternità nell'universo. Perché c'è la fraternità nell'universo? Com'è possibile? Da cosa può nascere la fraternità nell'universo? La fraternità nasce dal comprendere la vita. La vita che Dio ci ha donato, la vita è tutto. La non vita è niente. Allora vi pongo una semplice domanda. Cosa scegliereste? Tutto o niente? Beh, le risposte devono essere anche un po' di logica, anche se qua si cade di sotto, cioè è un po' irto, perché appunto siamo sulla dorsale della Val Castellera, sopra la Val Ganna. Quindi cosa mi rispondereste? Mi rispondereste tutto, agendo di logica, con una risposta logica. Il tutto. E quindi è normale e giusto che ci sia la vita. È normale e giusto che la vita sia questa. Allora ecco che anche nell'universo, in altri luoghi, a noi apparentemente lontani, così vicini a noi, la logica è la stessa, però logica naturalmente deve essere tutta logica sentita, come si dice, col cuore. Allora ecco perché c'è la fraternità, perché allora siamo tutti fratelli, perché c'è amore, no? L'amore è vita. E allora per forza il tutto, perché la vita è tutto, altrimenti c'è il niente. Quindi scegliamo il tutto, e nell'universo è tal quale. L'universo è così esteso, così meraviglioso, così grande, c'è luce, c'è calore, c'è acqua, c'è vita, e queste creature conoscono benissimo la realtà che è quella del tutto, della vita. Vivere la vita, e quando si arriva alla conoscenza, si ha tutto. La conoscenza della vita, io vi parlo proprio dal dosso qua che va giù, però sono contentissimo così, sappiate. Poi questo video lo monto
è un video sperimentale da 220-240 megapixel, lo monto a 480 megapixel e poi faccio il montaggio e vediamo a quanto riusciamo ad arrivare di lunghezza. E perché vi ho portato qua in Valganna? Allora, la logica subito che appare è che la vita è legata alla natura. Allora, ciò che vediamo è vita. La vita è questa. È questa che noi stiamo vedendo. Io spero di non togliervi troppo la visuale, troppo incantevole. La vita è quello che stiamo vedendo. La vita è le bellezze. E la vita può essere questa. Quindi, praticamente, noi vivendo la vita abbiamo tutto e in tutto l'universo così. Allora ecco la fraternità però universale, ma non solo per il mondo intero, la fraternità è universale nell'universo, perché quando si arriva a comprendere che la vita è tutto, il resto è niente, allora si comprende anche queste cose. Però comprendere la vita, io rispetto della vita mia, bisogna avere anche il rispetto della vita altrui. Allora siamo tutti fratelli perché così è, e quindi dobbiamo avere il rispetto della vita altrui. Avere il rispetto della vita altrui, allora dà il tutto a tutti. Dà questa possibilità che poi si concretizza con la conoscenza, il tutto a tutti. Cosa dovremmo togliere quando abbiamo il tutto? La conoscenza, la spiritualità, la vita e quindi la fraternità. Quando si arriva a tale conoscenza, tal livello di conoscenza spirituale, non c'è più estraneità, non c'è più concorrenza, perché si fa per gli altri, si fa per le altre creature a noi simili, in bene. Allora, quando si pensa agli altri, si pensa a noi stessi. Ecco cos'è anche la fraternità e il rispetto. Il rispetto non toglie mai la libertà, perché dovete sapere, la libertà è assolutamente legata al rispetto. Non esiste libertà se non c'è rispetto altrui. La libertà senza rispetto altrui non è libertà, è solo schiavismo, sfruttamento, frustrazione altrui e distruzione altrui. E quindi così. Allora vi ho portato nel più bel posto. Questo luogo è teatro di avvistamenti di sfere di luce, è teatro, cioè luogo in cui si vedono anche dischi volanti, sfere di luce. E voi direte, ma come, ma quando? Faccelo vedere. La zona è assolutamente impervia, tanto che pochissimi riescono a salire qua sopra. Io ho le scarpe non adatte, ma sono abituato a questo genere di cose. Io salivo anche le montagne della Val d'Aosta a 4.000 metri, quindi è una perfetta abitudine che non ho mai dimenticato negli anni, valga per quando sono andato all'Alpe Pogallo in Piemonte, valga per tutte queste cose. Parco Nazionale della Val Grande, sopra il Lago Maggiore. Allora praticamente sono legate libertà, fraternità e rispetto. E la conoscenza è il legame tra queste tre. È così. E quindi il luogo non è un luogo rimasto tal quale nei secoli, nei millenni, e fa parte di quelle riserve. Qui le persone possono arrivare
abbiamo addirittura la riserva di là verso Brinzio, un altro paese qua vicino, sempre in provincia di Varese, anche lì c'è un piccolo lago, il lago di Brinzio, piccolissimo, e lì fu avvistata una creatura bianca, finché dissero, ma com'è possibile, una balena, no, non è possibile. Allora ci scherzarono un po' su, e com'è possibile, invece è stata avvistata una creatura bianca un secolo fa, nel secolo scorso, e guarda caso, voi direte, ma tutte le zone sono conosciute, no? Non tutte le zone, come si dice, sono battute, no? Non tutte le zone, perché ricordiamo, per esempio, la zona di Brinzio, c'è una zona interna che non c'è l'accessibilità neanche per le persone. Riserva integrale e le persone non possono entrare. Allora questo mi fa pensare, prima di tutto, logicamente, che ci possa essere un albero di castagno millenario, di qualche millennio, di almeno 1000 anni, che vogliono tenere nascosto per proteggerlo in qualche modo, e lì rimane. E dove c'è questo castagno, allora mi rimanda molto a quei luoghi dove ci sono queste creature, le folletti, i gnomi, le fate, i nani, queste creature che vivono nascoste ancora nei boschi. Quei pochi uomini, quelle poche autorità, quei poche persone che conoscono queste verità, le tengono in questi luoghi, guarda caso, inaccessibili al pubblico, inaccessibili alle persone. E quindi castagno e creature. Alla riserva di Brinzio, dove non si può entrare. Guarda caso, proprio a Brinzio raccolgono dei funghi, ottobre, novembre, raccolgono dei funghi enormi, ti fanno delle belle mangiate, appaiono sui giornali, abbiamo preso i funghi enormi, che è strano proprio lì, come mai proprio lì? Allora, la domanda che vi pongo, appunto, è meglio il tutto o il niente? Allora, siamo fratelli perché siamo il tutto. Quando si arriva alla conoscenza, si arriva alla conoscenza del tutto. Non si arriva alla mezza conoscenza, si arriva alla conoscenza del tutto. Allora, arrivando alla conoscenza del tutto, si comprende quanto siamo fratelli. E comprendendo quanto siamo fratelli, abbiamo questa conoscenza, quindi fraternità. In un universo cosa c'è? Non c'è guerra, distruzione, c'è fraternità, perché si arriva alla conoscenza. Ecco, quindi la vita è tutto, perché la vita può tutto. C'è stata donata da Dio e può tutto, mentre invece il nulla può niente. Allora, appunto, domanda: cosa mi rispondereste? Meglio il tutto o meglio il niente? Il niente totale? No. Meglio il tutto. Ecco, io vi faccio vedere. Questi sono i paesi della Valganna, Ghirla e Ganna. Questa è la Valganna. E lì, da lì provengo io, Gennaro Giolmini, da Varese. All'inizio, prima della Valganna, io abito in Viale Valganna, e di là, di qua, c'è la Valganna. Montagne fantastiche.
Quindi, cari amici, il tutto o il niente? Avendo la conoscenza, abbiamo anche la conoscenza che la vita è tutto, perché la vita può tutto. E avendo la conoscenza che la vita può tutto, abbiamo la conoscenza che la vita è tutto e il resto è niente. Allora la domanda a voi, cari amici, cosa scegliete, il tutto o il niente? Chiaramente la risposta logica è il tutto, perché il tutto può tutto. Allora ecco la gioia della fraternità. La gioia della fraternità è questo, la conoscenza. Abbiamo la conoscenza del tutto. Io sto qui sopra la soglia, sulla parte della Martica, perché poi di là abbiamo il Monte Martica, il Monte Chiusarella, c'è la Val Ganna e la Val Castellera. È tutto un circuito di soli sentieri. E io da qua riuscivo a prendere dalla Chiusarella, fare il Monte Chiusarella, lì c'è anche una sorgente, Bugarona, non la conosce nessuno veramente, e scendere giù di qua, dal sentiero giù, in Val Castellera, andare fino in Val Ganna e ritornare a casa a piedi. Questo lo facevo quando ero ragazzo, perché quando si è ragazzi si inizia a conoscere la vita. Adesso 41 anni, tra pochino a novembre 42, Gennaro Gelmini, oggi è 8 settembre 2016. È bellissimo, bellissimo sapere la consistenza della vita, della fraternità. È bruttissimo sapere che ancora non si è arrivato, l'umanità non si è arrivata a questo, non è arrivata a questo. Non è arrivata questa conoscenza, che presto troverà, a modo e tempo troverà. Non hanno fatto in modo, non si è fatto mai in modo di arrivare a questa conoscenza, ci arriveremo. Arriveremo a questa conoscenza perché è impossibile rimanere sempre nel Medioevo, estranei, concorrenti. Ma come? Diciamo sempre, noi vogliamo vivere al meglio e poi si attacca. È proprio l'esatto contrario di come dovrebbe essere. E ci sarebbe tutto per tutti, perché in realtà tanti luoghi, di là c'era per esempio la coltivazione di patate, tanti luoghi possono essere benissimo sfruttati nel modo giusto e altri luoghi lasciati come questo, alle gioie della vita. Le gioie della vita, quindi il tutto ci porta alle gioie della vita. Le gioie della vita, la vita, il rispetto, perché non c'è libertà senza rispetto, la libertà deve essere una cosa per tutti. Se si toglie libertà, chiaramente si toglie per qualcuno e questo qualcuno potrebbe toglierla a noi. Allora anche la libertà deve essere reciproca. Quindi il rispetto deve essere reciproco. Ogni cosa deve essere reciproca. E viene sempre il momento del contrario, nel senso viene sempre ciò che faremo così. Ciò che avremo portato avanti porterà a quel risultato che noi abbiamo portato avanti. Questa è appunto zona di avvistamenti, di sfere di luce e di schivolanti. Naturalmente non ci sono prove, perché è una zona completamente fuori mano,
però quello che rimane di consistente, di indizi consistenti, è proprio questo essere fuori da quello che è la sfera della urbis, ok? Della città, del luogo quindi super controllato. Questo è un luogo molto appartato, sono tutte riserve integrali. Qua l'uomo può camminarci, ci sono solo sentieri, ci sono appunto altre riserve dove l'uomo non può mettere piede. E allora ecco che in queste zone si crea tutto ciò, c'è tutto ciò che noi nel nostro abitare quotidiano, no? Nella nostra città non vediamo. Ecco allora degli indizi su ciò che è proprio la vita da queste parti. Oggi appunto è 8 settembre 2016, da Gennaro Gelmini, siamo in Valganna, sulla cresta, di là c'è la Val Castellera, sulla cresta della Val Castellera, vi farò vedere Gioia Incanto, come diceva mia mamma, come dice mia mamma, delle belle cose, perché questo video voglio fare un esperimento 240 megapixel, lo porto poi a 480 megapixel, 240 megapixel per caricarlo sul computer, 480 megapixel lavorazione, e legarlo con altri filmati, tutti di qua, ok, tutti fatti qua, made in Valganna, e questi filmati assemblati. Oggi 8 settembre 2016, appunto, Gennaro Gelmini, queste gioie di questi filmati. Noi avevamo un po' di cibo, così siamo riusciti ad arrivare fino a qua. Però tutto per essere prodotto, perché voi pensate, tante montagne come tante pianure. Ogni pianura può produrre per la vita, e d'altronde tante cose che noi pensiamo non possono essere utilizzate per scopo alimentare, invece possono essere utilizzate per scopo alimentare. Poi introdurre altre specie va anche bene. Prima ho visto appunto un terreno coltivato a patate. Benissimo, ma è fuori dalla zona integrale naturalmente. Benissimo, c'è una fattoria e fanno queste bellissime consumazioni con le patate al forno. Benissimo. E quindi il forno può essere poi riscaldato dalla legna da ardere. Questa è una bellissima pianta, un albero di betulla. Io non lo sapevo, con la betulla, con le foglie di betulla, fanno un decotto, si fa un'acqua di betulla, un succo di betulla, molto leggero, molto acquoso, ma fortissimo, che si può andare avanti una giornata intera a bere solo quello, veramente, tanto la forza che ha. Queste sono delle bellissime querce, faccio vedere da più lontano, delle bellissime querce, bellissime, poi producono dei frutti che non sono commestibili per l'uomo, ma si possono dare agli animali, quindi è una gioia per gli animali. Poi abbiamo il castagno, qua ci sono delle piante da fiore per la gioia delle api, e lì abbiamo per esempio un piccolo esempio di castagno, con tutti i nostri bellissimi paesi, Ganna e Ghirla, con i suoi laghi, la montagna della Valganna, continua tutta di qua, e vi faccio vedere, si scivola di qua, vi faccio vedere anche, di qua c'è la Val Castellera,
lì Varese, lo vedete Varese di là, paesini, Malnati, Varese, poi tutta la Val Ganna. Adesso a quest'ora prende la luce migliore, prende veramente la luce migliore, bellissimo così. Qualche aereo appena, semplicemente, ma l'aeroporto è a 35-40 km. Ecco, cari amici, non ci stancheremo mai di ripeterlo. Qua poi l'inverno è gran pieno di neve, per questo poi è tutto un po' così, la vegetazione è un po' rada, perché poi comunque l'inverno è pieno di neve, però con tanta legna, con tutto il rispetto per gli alberi, mal che vada ci possiamo accendere un caminetto e mangiarci sul fuoco della buonissima polenta fatta nei mulini, cioè tutto il vivere quotidiano. E però naturalmente poi si può vivere in tantissime maniere, una più bella dell'altra, nel senso, sapete, ogni luogo, ogni cultura dà il meglio di sé nella tradizione, dà il peggio di sé evidentemente nelle smanie del momento. Questa è la pura realtà. Abbiamo appena qualche minuto, bellissimo panorama, fantastico. Terra irta, fantastico luogo. Val Ganna, 8 settembre 2016, Gennaro Gelmini, è così. Quindi luogo anche di avvistamenti, di scivolanti e sfere di luce. Ciò che abbiamo detto in questo filmato, io spero che colga la vostra attenzione a riflettere sui valori della vita, e quindi un nuovo e anche sul sociale, nuovi valori sociali, appunto, non più lo scannamento, ma il valore sociale della fraternità nel rispetto, nella libertà, ed è un tutt'uno, un legame. Bellissimo sulla Val Ganna. Un minuto di Val Ganna. Che bella la Val Ganna. Che bello la vita. La vita qui sulla terra. Ciao a tutti cari amici, un abbraccio da Gennaro Gelmini, 8 settembre 2016, dalla Val Ganna, Varese, Italia, col nostro bellissimo panorama. Ciao. Il contatto avverrà e noi avremo questa conoscenza, l'universo che è noi, la Terra, Nibiru, altri mondi. Il contatto con le creature extraterrestri avverrà
e avremo questa nuova conoscenza. La vita nell'universo, c'è acqua, c'è calore, c'è vita. Anche le fonti di magma dei vulcani nell'universo ci sono, non solo sulla Terra, danno luce e danno calore. Noi dobbiamo pensare, immaginare ad altre realtà, non soltanto la nostra realtà. Non è soltanto ciò che vediamo, ciò che facciamo, che dona vita, il mangiare, il vivere, il bere, che dona vita. E anche ci sono altre situazioni, quindi luce, calore, acqua possono essere regolate e donate in diversa maniera, però tutto dona vita, a tutto dona vita, e ogni creatura extraterrestre e terrestre e tutti questi mondi ha vita, dona vita, libertà, vita, rispetto, conoscenza, libertà, vita, rispetto, conoscenza. Ditelo in tante lingue: libertà, vita, rispetto, conoscenza. Conoscenza, rispetto, vita, libertà. Vita, conoscenza, rispetto, libertà. Ditelo in tante lingue, però il significato è uno solo: l'universo intorno a noi. Ciao amici, dalla Valganna, 8 settembre 2016, fantastico. Da Gennaro Gelmini ovviamente. E con questo si arriva alla gioia della fraternità. Ed eccovi la Valganna da un lato e la Val Castellera dall'altro. Ho trovato la mia libertà. Il fiume Castellera, un fiume e la sua acqua. L'acqua è vita, la vita è libertà. E ho trovato il fiume della Val Castellera, il fiume Castellera, affluente qua in Valganna. Ho trovato la libertà. In un certo senso logico, ho trovato la libertà. Bellissimo fiume, qualche insettino che c'è galleggia sull'acqua, e quello è sinonimo che per galleggiare sul pelo dell'acqua significa che l'acqua è pulitissima, è acqua pulitissima, e quindi noi l'abbiamo anche bevuta, l'ho anche bevuta, è pulitissima, fantastica. Un saluto dalla Valganna, cari amici. 8 settembre 2016, Gennaro Gelmini, dalla Valganna.